Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Perdonate l'assenza, ma in questo periodo sto facendo un sacco di test, non solo audio ma anche video. Infatti, come vedete, sto utilizzando delle nuove luci, un microfono, dei nuovi obiettivi. Insomma, sto sperimentando cosa si può ottenere ottimizzando un po' i materiali, ma soprattutto cercando di spendere il meno possibile. Se è un argomento che vi può interessare, scrivetemelo qui sotto nei commenti, magari realizzerò un video per capire dove si può andare a risparmiare per ottenere un vlog decente, diciamo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, siamo qui oggi per un nuovo test audio. Oggi parliamo di lei, la U24 della Zoom, una scheda audio sotto 90 euro, decisamente performante. Il vantaggio di questa scheda è che può funzionare con Mac, ma anche con iPhone e iPad. La U24 si presenta in un case rigido molto ben fatto, leggermente soft touch. La cosa che si nota subito è il peso, quindi si può notare che è leggerissima, davvero portabile. La seconda cosa che si nota è il pannello posteriore che ospita le pile per l'alimentazione, quindi altro punto a favore, può essere alimentata a pile e quindi portata in giro dove si vuole. Il pannello posteriore invece ha l'ingresso per l'alimentazione USB, l'uscita USB, quindi collegarla a PC, Mac, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che per iPad e iPhone serve l'adattatore. E cosa non scontata su una fascia di prezzo del genere, i MIDI, quindi in e out. Lateralmente vediamo lo switch per selezionare il tipo di alimentazione, quindi o tramite USB o tramite batteria. Utilizzeremo le batterie tutto il giorno per vedere l'effettiva durata. Zoom dichiara un'autonomia di 5 ore, lo scopriremo. Per ciò che riguarda il pannello frontale, invece abbiamo le connessioni, quindi ingressi e uscite. Per ciò che riguarda ingressi, abbiamo due canali combo, quindi XLR o jack 1 e 2. Sull'uno abbiamo, oltre il gain, un tasto per selezionare se stiamo registrando con chitarre o basso, quindi è una sorta di attenuatore per rendere più pulito il segnale. Sul secondo canale invece abbiamo la Phantom che alimenta entrambi i canali. Chiaramente anche il secondo canale ha il suo gain. Per ciò che riguarda le uscite abbiamo due RCA A e B, quindi due canali in uscita stile DJ essenzialmente, e un'uscita main out con il jack. Uscita cuffie, quindi con il suo balance per selezionare se in ascolto vogliamo più audio o più DAV, quindi quando lo utilizzeremo come scheda audio se vogliamo più base o più live, diciamo, in cuffie. Per ciò che riguarda invece la seconda parte della scheda, abbiamo il main out come regolazione volume, la regolazione volume dell'uscita cuffie e un direct monitor per selezionare se in uscita vogliamo dare più input o più playback, cioè scheda, basi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo due tasti mute per selezionare il mute sui canali A o B, come un mixer essenzialmente. La U24 è una scheda a 24 bit 96 kHz. La cosa interessante è che i preamplificatori che la Zoom ha montato su questa scheda sono i medesimi che utilizza per la H5, cioè per il registratore di punta, diciamo, Zoom. Non ci resta che scoprirlo. I test che faremo oggi saranno principalmente due. Il primo lo faremo qui in studio da me, collegando la scheda all'iMac che c'è qui dietro per testarla con Logic, con VST, plugin, tastiera, eccetera. La seconda parte del video invece la faremo in un'esterna, in un altro studio, ma di questo ve ne parlo più avanti. Sono pronto per il primo test. Ho collegato la scheda tramite USB all'iMac, il MIDI alla tastiera per provare VST, nei due ingressi chiaramente sta entrando adesso il North Stage e nell'uscita ho collegato le casse. Proveremo sia un VST, ho già impostato un suono di Alchemy e poi aggiungeremo delle tracce audio. Innanzitutto proviamo il volume.
Bah, il volume assolutamente c'è. C'è un leggero fruscio, chiaramente alzando a palla, ma è una cosa purtroppo anche dovuta probabilmente ai cavi, quindi non c'è un grosso problema. Il gain non è sensibilissimo, vabbè, chiaramente è una scheda insomma di media fascia, se non bassa, quindi insomma il gain tra l'altro non va proprio a zero, continua a sentirsi, quindi va bene. Adesso con il nostro stage stiamo entrando a metà del volume. Va bene, proviamo un VST. Valido. Chiaramente posso scegliere dal Direct Monitor se avere più synth o più DAV. Sentite che mi miscela. Bene, aggiungiamo la traccia audio, proviamo a fare un take. Ovviamente Logic ha riconosciuto subito la scheda senza driver, senza nessun problema. Vediamo se ha latenza. Bene, quindi audio e VST insieme, nessun problema. Facciamo ancora una sovrapposizione di traccia. Mettiamo magari un bel paddone. Che dire, mi sembra che vada benissimo. Vediamo col secondo test. Il secondo test invece lo faremo fuori dal mio studio. Voglio portarvi in un posto particolare di un amico, quindi andremo lì. Ma per andarci ho bisogno di un po' di cose. Lui, MacBook Air 2020. La scheda. Un cavo USB. Un adattatore USB-USB-C. Di quest'ultimo vi metterò il link in descrizione perché merita. Bene ragazzi, siamo arrivati, siamo già mascherati, quindi siamo pronti per incontrare altre persone. Vediamo dov'è l'ingresso.
E tu chi sei? Ciao. Bene, siamo arrivati al 4Monkey Studio. L'ingresso dello studio qui, eccolo. Ciao Manolo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, manteniamo la distanza, sì, che sai, siamo obbligati. Parlami un po' di questo studio, è nuovo, è aperto da tanto, raccontami un po'. No, l'ho appena inaugurato un mesetto fa, purtroppo in una situazione che non avrei pensato quando ho iniziato a, diciamo, fare i lavori. E nasce in realtà da un'idea di un paio di anni fa ed vuole essere un modo per portare la mia passione da musicista in una sfera maggiormente lavorativa, cioè ho preso, diciamo, una strada più tecnica. Ottimo. Ecco. Ma se qualcuno volesse vedere i tuoi lavori, ascoltare qualcosa, contattarti, sì, può vedere qualcosa da qualche parte? Allora, ho sia un profilo Facebook, sia un profilo Instagram, un sito su cui potete trovare tutte le informazioni relative allo studio, alla strumentazione, i servizi che forniamo, okay, ed è www.formanchistudio.com, uguale per i profili social, ecco, Formanchi Studio, anche su YouTube. E niente, lì trovate tutto ciò che c'è da sapere, i contatti e quant'altro. Ottimo, bene, benissimo. Quindi avete sentito i link, andate a sentirveli, andate a vedere, contattate Manolo se avete bisogno di... Like. Mettete un like alla pagina, assolutamente, e se dovete fare qualche demo, se dovete fare un album, qualsiasi cosa, pubblicità, home record, qualsiasi cosa riguardi l'audio, questo è il posto giusto. Bene, io sono venuto a romperti le scatole perché sto testando una scheda audio della Zoom, piuttosto economica, perché è una scheda tra gli 80 e 90 euro, diciamo, USB, e oggi l'ho provata in studio, si è comportata molto bene con le tastiere, con Logic, eccetera eccetera, però mi manca uno step, vorrei utilizzarla con te oggi, questa sera, con degli strumenti acustici o amplificati o microfonati eccetera, per capire un po' quali siano le problematiche eventuali, se va in clip, se distorce, qualsiasi cosa, o se alla fine si comporta bene, può essere una scheda economica e meritevole di acquisto. Allora, gli tiriamo un po' i preamplificatori e vediamo. Ottimo, mettiamoci al lavoro allora. Bene, primo step fatto, Manolo ha montato una batteria, già che c'era. E l'ha anche microfonata. Sì, ho messo due panoramici, tanto per vedere un po' l'immagine stereo. Bene. E la risposta un po' in frequenza ampia, diciamo. Sono due cardioide, diaframma piccolo, della Behringer, molto semplici. Ok, adesso non ci resta che collegare il giocattolino e vedere se registra. Primo step, registrazione di batteria. Come abbiamo visto utilizzeremo due panoramici, là dietro c'è Manolo che, oltre che fonico, è anche musicista, quindi tutto ciò che vediamo lo suonerà lui. Qui invece abbiamo collegato la scheda audio con il MacBook Air 2020 tramite USB. Ovviamente alla scheda abbiamo dato la Phantom per alimentare i due panoramici. Iniziamo. Bene, secondo step, chitarra. Ci sei? Yeah! Ok, terza traccia, basso. Traccia pronta. Vado? Vai! Ancora grazie per avermi ospitato nel tuo studio. Ah, è stato un piacere. Abbiamo fatto un test che mi è servito molto. Tu come l'hai vista? Cosa ne pensi? Allora, mi sembra che abbia un suono comunque molto pulito, adesso ascoltando le take proprio senza nessun tipo di post-produzione o di elaborazione, neanche un filo di EQ, quindi
mi sembra che, diciamo, la ripresa del preamplificatore sia pulito, sicuramente anche perché è alimentata a batteria, quindi questo evita loop di massa, ronzì e cose varie. Se devo trovare un punto debole, se il punto forte, diciamo, può essere la pulizia del suono e la portabilità, perché il discorso della batteria cioè, è molto adatta a usarla on the road per fare riprese tipo dei folli piuttosto che dei podcast, delle interviste. Giustissimo. E il punto debole può essere un po' l'uscita a cuffie, perché ad esempio in una ripresa come quella che abbiamo fatto, suonando la batteria, non posso dire che sentissi benissimo i click, tantomeno un filo di monitoring, ecco, quindi chiaro. Quello può essere un po' il punto debole. Sì. Per l'impiego che se ne fa, tanta roba, ecco. Bene, sì, sì, in effetti è verissimo, questo test nasce anche per quello, proprio per capire un po' i limiti di utilizzo di una scheda del genere. Ricordiamo sempre che è una scheda da 90 euro, sì, quindi sì, insomma, per quello che è, fa già molto. Io continuo ad avere gli occhiali molto appannati. Bene, sono contento anche del MacBook Air, perché in studio aveva dato un po' di problemi le altre volte sulla ventola, eccetera, eccetera. Invece devo dire che questa volta si vede gli aggiornamenti di Catalina. Chissà, devo dire che lo studio, cioè il MacBook Air, ha lavorato bene, non si è mai accesa la ventola, perfetto. È vero che non l'abbiamo spinto al massimo, però insomma, per fare dei take così al volo è andato più che bene. Ottimo, grazie Mano, grazie della tua ospitalità. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale di 4Monk in Studio, date un like a Manolo, e se avete bisogno di una demo, di una qualsiasi cosa a livello audio, questo è il posto giusto. Ciao! Ciao! Rieccoci qua. La giornata con la U24 mi è piaciuta, la scheda si è comportata bene, non mi ha dato problemi né di latenza, né di compatibilità, né di distorsioni strane, eccetera, eccetera. L'audio in uscita è molto buono, quindi anche se lo usate live, se volete fare DJ set, collegare i piatti, eccetera, eccetera, il volume spacca. Per ciò che riguarda l'ingresso, bisogna solo fare occhio a non clippare, perché insomma bisogna un po' tarare bene il gain in ingresso, ma è una cosa che per chi fa musica è una cosa abbastanza normale, risaputa. Il MIDI funziona benissimo, quindi se dovete collegare una tastierina MIDI, suonare dei VST dal portatile, eccetera, eccetera, perfetta. Se dovete sincronizzare via MIDI qualcos'altro, idem. La cosa più interessante sicuramente è il fatto che sia così piccola e leggera da portare in giro, il fatto che sia alimentabile a pile, quindi se non so, dovete fare una registrazione particolare, registrare la voce del cantante in mezzo a un bosco perché quel riverbero è fighissimo, eccetera, 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 collegate questa a un iPad e un microfono, finito. Quindi insomma, assolutamente interessante, anziché portarsi un generatore alto così, bastano due pile essenzialmente. Quindi U24 promossa, se vi interessa vi lascio il link qui sotto per trovarla a un prezzo giusto. È più facile trovarla su un negozio specializzato per audio che su Amazon a un prezzo giusto. Amazon ha aumentato il prezzo di questa scheda ultimamente, io l'avevo pagata almeno 40 euro in meno rispetto a Amazon, quindi vi metto qualche link che magari la trovate a meno. Che dire, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, anzi iscrivetevi al canale. Mettete un like se vi è piaciuto, scrivete comunque qui sotto nei commenti se vi interessa vedere altro, e ci vediamo alla prossima. Ciao!